Siamo arrivati al secondo errore a mazza ritratto. Piuttosto che parlarvene, voglio farvelo vedere, perché è qualcosa di estremamente frequente, ma che si spiega meglio vedendolo. Lo facciamo subito. Mettiamo di voler disegnare un viso di tre quarti dal basso. Okay? Facciamo lo schema classico di Loomis. Io poi nel corso di disegnare da maestro vi spiego una mia integrazione, un mio personale punto di vista. Facciamolo bello dall'alto, eccolo qua, molto dall'alto. 1, 2, 3, andiamo giù, giù, addrizziamo, 1, 2, parallelo. Stessa altezza, siamo giusti, eccolo qui, eccolo qua, l'orecchio, schema. Qui e qui c'è la maso. Ok. Qui ci saranno gli occhi che tendono a avere una forma. Visti così dal basso, tendono ad avere una forma a spicchio. Ok. Diamogli una caratterizzazione. Eccolo qui. Adesso, l'errore più facile da fare è quello di non addrizzare, di non creare delle linee che siano realmente parallele. C'è un po' lo scocchio, ma va bene. Cioè io farò una cosa del genere. La bocca tenderò a farla così. Vedete che c'è qualcosa che non quadra. Questo perché? Perché la mente umana tende ad addrizzare, non sopporta gli sguinci, non sopporta gli scorci. Quindi tenderà ad addrizzare questo disegno, queste linee, e quello che succede è che diventa un po' un ibrido. Alcune linee sono in una direzione, altre sono in un'altra, e questo tende a creare un effetto, se ci fate caso, piuttosto destabilizzante. Ora, correggiamo questo obbrobrio. Se io invece seguo il corretto profilo, ecco qui che la bocca è localizzata in maniera corretta. La bocca è allineata con il resto. Ora attenzione, teoricamente noi dovremmo disegnare in prospettiva, quindi queste linee dovrebbero convergere. Attenzione, potete provarci, potete provare a farlo, ma per esperienza è molto facile sbagliare. Allora è più semplice semplificare e trattarle come fossero un'assonometria, per capirci, come se fossero perfettamente parallele. E questo è il secondo errore a mazza ritratto. Attenzione perché è molto facile da fare. La mente umana tende sempre ad addrizzare, per cui
L'effetto finale potrebbe essere qualcosa, un ibrido tra un disegno corretto in prospettiva e un addrizzamento, e ha un effetto veramente confondente. Attenzione, lo vedo fare molte, molte volte. Noi ci vediamo alla prossima con il terzo errore a mazza ritratto e vi ricordo che è disponibile Disegnare da Maestro, il mio corso completo che va da zero fino alla figura completa. È un corso a sottoscrizione. Qui sotto trovate il link per vedere gratuitamente le prime quattro lezioni. Ci vediamo alla prossima.